davanti a tutte quelle persone. E ora al ritorno, nonostante siano passati tanti mesi, è vero, la situazione in classifica è diversa tra noi e loro, però credo che comunque le difficoltà paradossalmente sono maggiori forse sabato. Per voi dici quindi? Sicuramente per noi ci saranno, poi penso anche per loro comunque. Anche perché adesso si è punto a creare una situazione ambientale per loro che non è sicuramente semplice da gestire, tra contestazioni, tra una classifica che probabilmente nessuno avrebbe immaginato all'inizio del campionato. È vero, sicuramente questa qua è una cosa, è una situazione insomma come un po' strana, che insomma spero che si ritorga contro la squadra e non che li stimoli insomma in senso positivo, ecco. Per assurdo era meglio giocarla ancora in trasferta, secondo te? O? No, ti dico, va bene giocarla in casa. Dobbiamo fare la partita e cercare di giocare come sappiamo fare, ecco, avere l'atteggiamento soprattutto quello giusto. Senti, loro sono un leone ferito, no? Possiamo definirla. Nel senso che comunque le qualità tecniche sono indiscusse, quindi da un momento all'altro possono tirarle fuori, si spera in questa occasione. Quindi com'è? Perché da una parte affronti una delle più forti del campionato, perché l'organico... È vero, come dici te, tecnicamente non si può dire niente alla Samp, perché penso che ruolo per ruolo sia forse la più forte. Sicuramente sono in difficoltà, hanno dei problemi e come hai detto te può essere una bomba che è pronta a far punti, a cominciare a far punti da un momento all'altro. Toccherà essere bravi a noi a far sì che non sia questo sabato. Per te personalmente, poi insomma, è sempre un derby, no? Sicuramente gli anni di Genova non li scorderò mai. Comunque sono cresciuto in quel settore giovanile, è stata la mia seconda casa per tanti anni e ripeto, non scorderò mai quegli anni. Sì, se vogliamo un piccolo derby, dai, come per me come tanti altri miei compagni comunque. Ti hai fatto solo con le primavere, con le giovanili, i tuoi derby o con la prima squadra? No. Con la prima squadra mai. E con le giovanili? Con la giovanile. Ma con le giovanili ne abbiamo fatti, direi abbastanza ne abbiamo fatti. E, insomma. Uno in particolare, non so, che ti ricordi. Ma ti dico, ogni derby aveva un po' qualcosa di speciale. L'unica cosa che sicuramente ricordo è che era difficile vincere quelle partite. Senti, dolci acqua, vero? Che sbaglio sempre, scusa. Dolci acqua, giusto? Dolce acqua. Dolce acqua al singolare. Sì. Lì, che si ti fa più Genova o Samp da te? Ma diciamo che, insomma, ragazzi coetanei sono più sandoriani. Però siamo in una parte di Liguria comunque dove sono tanti ragazzi che tifano anche grandi squadre tipo Juve, Milan, Inter. Grossa influenza delle squadre genovesi più nelle persone forse un po' più adulte, ecco. Monaco no, perché alla fine la più vicina è quella. No, Monaco viene anche seguita poco, ti dirò. Soprattutto sì. Ora comunque. Senti, il padre ha fatto, cioè c'era questa prova ad Ascoli, no? Questo si parlava di tabù, no? Le partite con le ultime della classe, con le squadre, che la squadra soffriva. È stato superato. Quanto è importante questo per voi anche per arrivare a questo appuntamento con lo spirito giusto? No? Ma sicuramente è stato un
una bella partita, una bella prova comunque che avevamo da superare, perché comunque mi sembra che da quando io sono qua comunque ad Ascoli non si era mai vinto. E in più c'era il fatto comunque che con le piccole avevamo faticato, e quindi insomma abbiamo superato l'esame credo alla grande, ecco. E ci dà entusiasmo, ci dà una grande carica per affrontare la Samp nella maniera giusta.